Devo fare una piccola. Proviamo a chiamare, grazie al crack apart phone, andiamo a chiamare l'amico zio Lu che sta giù, proprio giù, dove c'è sia il fuoco che il ghiaccio e dove avvengono magari tanti degli accordi che riguardano, ecco, quello di cui abbiamo parlato stasera. Adesso andiamo a togliere, come al solito, uno degli auricolari e proviamo a vedere che cosa ci dice. Togliamo anche la musica di sottofondo che ci disturba e vediamo un po' che cosa ci dice lo zio Lu alla telefonata. Vediamo se risponde e vediamo effettivamente che cosa avrà da dirci. Il numero ovviamente è sempre quello, ragazzi. Immaginate un po', sono tre cifre per chiamare lo zio Lu. Ehi là, Lu, hai risposto subito? Ah, va bene. Ti metto in viva voce, ti metto in viva voce, vai. Ti metto in viva voce. È incazzato stasera. Vediamo. Sei in viva voce, Lu, vai pure. Sì, buonasera Teo, buonasera a tutti quanti, ma non è una bella sera, eh? Stai esagerando un po' troppo, eh? Secondo me ci stai dando un po' troppo dentro, decisamente. Sto esagerando, perché sto esagerando lui esattamente? Perché non ti piacciono questi argomenti? Non è che si possa parlare sempre di solo di sangue o di, insomma, di rituali. A parte che stiamo parlando anche di rituali, anche se li tratterò meglio in altra puntata, insomma. Ma lo sai quanto beneplacito io ti dessi nel parlare di tutte, insomma, le indennità e di tutte quelle Vabbè. meravigliose operazioni criminali di molti personaggi, però insomma non ti sei controllato, sei tornato a parlare di persone che fanno cose molto più infide, molto più gravi, solo che lo sai benissimo, lavorano quasi tutti per me. Anche se la maggior parte di loro non se ne rende conto. Vabbè, ma Lu, il punto è questo, sono argomenti decisamente troppo importanti per essere lasciati indietro, voglio dire, cioè qua bisogna fare, insomma, poi dico tutti i giorni come slogan fedeli all'informazione, all'intrattenimento e politically correct, ovvero paraculi mai, come farei a non parlare di queste cose? Era il caso di incominciare, di rincominciare, di incominciare, insomma. Ma niente, dividiamoci un po' il pubblico, ecco, anche perché tu mi sei sempre stato simpatico dalla prima volta, Grazie. ma ho la sensazione che in realtà tu non vuoi venire a trovarmi qua sotto e per cui la Vedremo. nostra è una comunicazione, come dire, surreale, artistica, ma tu lo sai Esatto. che tra l'altro JP Morgan ha cercato di comprare un appartamento qua giù da me, intendo proprio il fondo, eccetera, cioè Immagino. stanno cercando di fare speculazione edilizia anche qui, cioè non c'è più rispetto, veramente. Questa è la motivazione, la rappresentazione del fatto che io faccio bene a parlare di queste cose, Lu, perché effettivamente vedi che faccio bene perché vengono a rompere i coglioni anche a te. Vabbè, Lu, io continuo, non me ne frega un cazzo, quindi cioè, sono contento se tu vuoi continuare, insomma, a farti sentire, ecco, e anche gli amici, immagino, ecco. Va bene, dai, io vi saluto perché devo andare a fare una partita a scacchi con Andreotti. Dobbiamo, insomma, ci siamo giocati una bottiglia di quello buono. Saluto tutti i nuovi amici della botteguccia e ovviamente estendo una maledizione a tutti quanti e devo stare ad ascoltarti, ragazzi, state ad ascoltarlo perché effettivamente vi sta svelando delle cose che neppure io vorrei che fossero Svelando. svelate. Maledetto tu e tutti quanti. Una Grazie, Lu. buonanotte dallo zio Lu. Buonanotte, Lu, grazie mille. Beh, svelando, insomma, dai ragazzi, Lu è sempre esagerato, però svelando, queste sono cose che leggendo, studiando, ricercando, insomma, si trovano e che bisogna assolutamente familiarizzare, così come prendere le distanze da quell'idea, insomma, che sia
tutto diverso, ecco, che queste forme di potere, questi globi di potere mondiali siano effettivamente differenti, perché altrimenti non ne usciamo.